Le auto elettriche possono essere un'occasione per rilanciare l'economia e abbassare il tasso di inquinamento. Al Parlamento europeo si discute degli standard dei sistemi di ricarica di queste automobili, come ci spiega Mario Pirillo, componente della Commissione Industria. È cominciato un grande dibattito all'interno del Parlamento europeo sulle auto elettriche. Si pongono una serie di interrogativi, la durata delle batterie, il modo come ricaricarle, ma comunque si guarda con grande interesse alla riduzione del CO2, alla mancanza di emissioni di CO2, per cui il dibattito davvero diventa interessante. Io sono stato relatore ombra sui veicoli leggeri, ma ovviamente che emettono CO2, quelli diesel, quelle che camminano a gasolio, e credo che hanno un timore serio che possano essere soppiantate da queste auto elettriche, queste macchine elettriche che si stanno facendo largo all'interno del territorio della nostra Europa. Votazioni, lavori in commissione, strategie di gruppo, ma è prezioso anche fissare le idee. Sono usciti due libri che ci aiutano a capire meglio le grandi questioni dell'agricoltura europea e del nostro mezzogiorno. Ce ne parlano gli autori Paolo De Castro e Gianni Pittella. Ma l'agricoltura è sicuramente al centro del dibattito in questi giorni, perché il nostro gruppo Socialista e Democratico ha approvato il testo che è stato frutto di un negoziato interno importante e che fortunatamente ha visto una grande partecipazione e una grande condivisione. E anche il lavoro che abbiamo svolto come delegazione italiana è stato importante. L'occasione è stata anche quella di presentare un libro che cerca di spiegare perché la politica agricola comune è importante a tutti i cittadini e non soltanto agli agricoltori. È un po' questo il titolo: dell'agricoltura europea, le nuove sfide globali. Agricoltura al centro dei grandi cambiamenti climatici, dell'ambiente, delle sfide della sicurezza alimentare che tutti noi cittadini europei dobbiamo in qualche modo tenere conto nelle scelte quotidiane. Domani a mezzogiorno è un libro scritto a più mani con Marco Esposito, Dario Scalella, Francesco Ronghi, Franco Adamo Balestrieri, che mette in evidenza come il mezzogiorno sia un po' cornuto e mazziato. Cornuto perché ci stanno togliendo tutto. I fondi europei sono sostitutivi e non aggiuntivi, ci hanno tolto i fondi FAS, ci vogliono imporre un federalismo sulla base del fatto che secondo loro la vita nel sud costerebbe di meno di quanto costi nel nord, e quindi ci vogliono tagliare una parte dei servizi essenziali per i cittadini. E poi siamo mazziati perché il marchio che va in giro nel mondo è quello di un mezzogiorno che si arrampica alle mammelle generose del nord e che è assistito e protetto sulle spalle, vive sulle spalle, sugli sforzi e sul lavoro del nord. Tutto questo è ingiusto, perché non vero. Che vi siano delle colpe e delle responsabilità meridionali, nessuno lo vuole sottacere, anzi noi dobbiamo iniziare con una sana e impietosa autocritica, ma fatta l'autocritica e corretti i nostri errori dobbiamo ristabilire una condizione di parità, sud e nord insieme, centro insieme, per costruire un'Italia competitiva in Europa legata fortemente al Mediterraneo. Spazio ora a Valentina Di Simone con la rubrica In Europa, questo e quell'altro. Scopriamo l'Europa, la rubrica di curiosità e indiscrezioni questa settimana da Strasburgo vi porta a scoprire Patrizia Toia. Chi è Patrizia Toia? Di Pogliano Milanese, classe 1950, già deputato alla Camera, già senatrice della Repubblica, ex sottosegretario agli affari esteri, per ben due volte ministro e dal 2004 deputato qui al Parlamento europeo. E scusate se è poco. Onorevole Patrizia Toia, lei che dal 2004 è deputata al Parlamento europeo ed è una convinta europeista, ci dica tre buoni motivi per credere in questa Europa oggi. Primo motivo, c'è bisogno d'Europa. Non possiamo affrontare tutto quello che sta accadendo adesso, potrebbe accadere per il futuro, senza Europa, quindi ci vuole. Seconda ragione, è il futuro dell'energia, è il futuro della convivenza tra persone anche diverse, quindi siccome la nostra società è fatta di persone diverse, è già multiculturale, l'Europa ci insegna un po' come stare insieme e ci aiuta a stare insieme. Terza ragione, la patria dei diritti, e noi abbiamo bisogno di diritti e doveri, anche perché in questo momento qualcuno li vorrebbe attaccare, i diritti di welfare, i diritti sociali, quindi difendiamo l'Europa anche per difendere i nostri diritti.
A giugno il suo gruppo, quello dei socialisti democratici, compie un anno. Cosa scriverebbe in un ipotetico biglietto di auguri a Martin Schulz, il suo capogruppo? Ma direi che sia un po' ammorbidito in questo anno, mi sembra meno ideologico, meno diciamo solo socialista, è già diventato socialista e democratico. E gli suggerirei di aumentare questa dose di democratico perché gli giova. Lei preferisce Bruxelles o Strasburgo? Mi piace questo palazzo di Strasburgo, così arioso, così pieno di luce, perché io amo la luce e trovo Bruxelles più efficace per lavorare. Cosa fa Patrizia Toia la sera quando finisce di lavorare a Bruxelles o a Strasburgo? Poche cose, veramente. Una cena in genere o in albergo con gli amici del gruppo. Ma spesso in albergo anche da sola e poi vedo un po' di televisione se capito, sono così stanca che aspetto il giorno dopo. Giochiamo un po', diamo qualche pagella ai suoi colleghi uomini. Chi è il più charmant? Chi è il più charmant? Uomini del gruppo? Ah, no, e non solo. Allora, io metto per primo Verhofstadt, mi spiace che è dell'Alde, è il capogruppo dell'Alde, però trovo, l'ho sempre pensato vedendolo da vicino, che è un gran fascino, questo ciuffo, si muove di noccolato, primo assoluto. Il più bravo? Beh, lui è anche abbastanza bravo, bravi ce ne sono molti, se devo dire, anche nel nostro gruppo, lasciamo stare gli italiani che sarebbe un po' sgradevole citarli. Mi piace, guardi, Cashman, di cui non condivido alcune cose, magari sulle problemi omosessuali, eccetera, lo trovo un po' eccessivo, però lo trovo fortemente impegnato per i diritti umani nel mondo. Ecco, diamogli questa palma, diciamo, mondiale, poi possiamo discutere anche dei temi più europei. Al laburista Cashman. E invece, sì, sottovoce, il più noioso. Oddio, ce ne sono tanti, vediamone un po'. Mi trovo impreparata, ma non perché non ci siano noiosi, ma perché tendo a rimuovere le cose noiose, negative. Se mi viene in mente lo dico e non ho paura di farlo. Va bene, intanto andiamo avanti. La cosa più trasgressiva che... Qualche noioso c'è anche nel gruppo italiano. Sì, ma non lo diciamo. No. La cosa più trasgressiva che ha fatto Patrizia Toia nella sua vita o che vorrebbe fare, perché no? Ma da ragazza ero un po' più trasgressiva, nel senso, così, gli anni 70... Trasgressiva nel senso di veramente eccessiva, no, però diciamo, non so, beh, dico una cosa divertente, non è trasgressiva ma è divertente, mi piaceva da ragazza, vivendo in provincia e prendendo il treno tutti i giorni, insomma così, qualche volta fingermi straniera, e ho delle scenette divertenti da questo punto di vista, in una stazione una volta ero di sera. Senta, dicono di lei, ho preso appunti per non sbagliare, molto ironica, preparata, intelligente, esigente, determinata, è una donna con le palle, conferma tutto. Come sempre, ma lo dovremmo dire tutte noi, per darci diciamo un riconoscimento di forza ci fanno un paragone alla maschile, attributi maschili, e questo è il mondo, anche se a noi questo aspetto insomma piace o non piace, certo. Perché ecco, bisogna sempre ricordare che, e questo in Europa, guarda, ecco, posso dire una cosa veramente sentita dell'Europa. Io ho partecipato a tutte le battaglie, venendo dal mondo cattolico, noi le chiamavamo promozione della donna, eccetera, non emancipazione, però ho partecipato a tutto quel mondo, era inevitabile negli anni 70, per fortuna l'affermazione dei diritti delle donne sull'aborto aveva un'opinione diversa rispetto al movimento, però non sono femminista nel senso più militante del termine. Nella mia esperienza europea, proprio questo tema, diciamo, della parità, del rispetto delle donne, delle pari opportunità, lo sento tantissimo. E basta una battuta, basta una cosa per provare fastidio, certe battute del nostro premier, certi modi di considerare le donne, lo prendo come esempio di un maschilismo purtroppo diffuso in tutte le aree politiche, queste cose non le sopporto più, non le accetto più, e questo è un frutto proprio di questa cultura europea che mette la donna veramente, diciamo, nei diritti, nel comportamento, nella cultura, in una condizione parità, di maggiore parità, non è ancora del tutto, ma sicuramente maggiore. Senta, concludiamo con la prova di lingue che sono sicura che lei supererà, la grande. Troppe illusioni su di me. Ma gli hanno fatto tantissimi complimenti. No, sì, ma guarda che non sono del tutto meritati. Qualcuno forse sì, sono abbastanza, diciamo, impegnata nelle cose che faccio. Ironica, certe volte sono così noiosa e tetragona che l'ironia forse mi appartiene a tratti. Adesso sono un pesce, quindi ho dei caratteri un po' ambivalenti. E allora proviamo a salutare i nostri telespettatori o in inglese o in francese e dai appuntamento alla prossima puntata. Allora, come tutte le persone che non sono giovanissime, ho una propensione per il francese che non ho mai studiato ma che amo. Vale. Allora, je vous salue, je vous salue, oddio mi sto incantando, e a bientôt. Bene, io mi fermo qui e vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci.